Ciao a tutti, mi sono Matt e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio portarvi un video un po' diverso perché, come avete visto, la mia scrivania c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto, cavi che si vedono. Volevo renderla un po' più carina e un po' più, diciamo, guardabile dal punto di vista estetico, perché con tutti questi cavi veramente è una cosa indecente quasi da guardare. E come potete vedere, anche i cavi sul lato non scherzano, ce ne sono di ogni, ciabatte ovunque, e grazie a qualche piccolo acquisto su Amazon volevo provare di sistemare un po' la scrivania per renderla un po' più vivibile e anche guardabile. Non voglio fare grandi stravolgimenti per quel che riguarda la scrivania, ho acquistato giusto due o tre cosine. Partiamo subito con la prima, che è uno switch HDMI. Uno switch HDMI, in sostanza, che cos'è? È un apparecchio che serve per far entrare tre cavi HDMI ed avere un'unica uscita, e tramite il pulsantino posto qui sopra possiamo switchare da un apparecchio a un altro. Questo acquisto è stato fatto perché ho il computer, la PlayStation e il portatile, e ho, come vedete, un solo monitor. Potrei mettere un secondo monitor, ma diciamo la scrivania è già un bordello così, quindi non voglio aggiungere altre cose. Poi, altra cosa che ho acquistato sempre su Amazon è questa è una striscia LED RGB, quindi ci permette di cambiare il colore alla striscia LED, e la posizionerò dietro nella scrivania in modo tale da non avere questa luce bianca che sbianca il muro, ma avere una luce un po' più soft e colorata soprattutto. Poi ho acquistato, del nastro biadesivo per attaccare un po' il tutto, e dulcis in fundo ho preso questo, è anche pesante, me lo posiziono qua in spalla, ed è uno stand per il monitor, è un tavolino in poche parole da appoggiare sulla scrivania, con anche due scomparti, e in questo modo, nascondendo la tastiera del computer fisso sotto e tutti i miei hard disk, la tastiera del Mac, il mouse eccetera, dovrei riuscire a recuperare un po' di spazio. Lo appoggio perché mi sto spaccando una spalla. Dicevo, dovrei riuscire a recuperare un po' di spazio sulla scrivania e a nascondere tutta questa cavetteria che si vede e non mi piace, perché appunto nei video dopo si vede tutti questi cavi che girano, che brillano. Adesso sposto la macchina fotografica perché voglio aprire insieme a voi lo stand per il monitor, e poi inizierò a spacchettare un po' di tutto e cercherò di sistemare tramite qualche ciabatta, qualche accrocchio sotto al tavolo, tutti i cavi che avete visto prima che ho sul lato della scrivania. Questo video quindi si baserà soprattutto sull'upgrade del setup del mio tavolo. Devo sistemare i cavi anche perché sennò mia moglie mi ammazza. Allora, ci siamo, apriamo subito la scatola dello stand senza magari rovinarlo. Aprire anche qua. Opola! È tutto da montare. Istruzioni in giapponese, cinese, c'è l'italiano? No, però ci sono le foto come all'IKEA, perfetto. E quindi iniziamo a montare il tutto. Ok, il tavolino è montato. Adesso iniziamo a smontare tutta la roba che ho sulla scrivania, la sposto e inizio a cablare anche tutti i cavi che sono lì di dietro. Ma chi me l'ha fatto fare? Sinceramente credevo fosse molto più leggera come cosa.
Più casino di così non potevo farlo. Adesso cerco di sistemare gli ultimi cablaggi e poi vi faccio vedere tutta l'opera finita, eh? Non respiro più. Bene amici, sono riuscito a montare il tutto, ho fatto anche una doccia perché ero in condizioni pessime e sono riuscito a montare la striscia LED dietro alla scrivania e riuscendo anche a cablare abbastanza bene i cavi, naturalmente avendo tantissimi dispositivi tra computer e schede di acquisizione per catturare il gameplay eccetera eccetera eccetera, ho cercato di nascondere il più possibile i cavi, come vedete dalle immagini, e tramite queste canaline che ho posto sia sui lati della scrivania che dietro sono riuscito a nascondere abbastanza bene tutta la cablatura. Qualche filo si vedrà ancora, ma diciamo ci mettiamo una pietra sopra, ecco, per il momento. La striscia LED è molto bella e vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione. È possibile comandarla tramite il suo telecomando, c'è la possibilità appunto di fare scorrere tutti i colori come in questo momento, oppure tenere anche dei colori fissi, come ad esempio tenere il verde fisso oppure il blu. Adesso vedrò qual è la luce, diciamo, che si adatta un po' di più all'ambiente, se no posso anche farle roteare tranquillamente in questo modo con un effetto di dissolvenza molto carino. L'altro elemento che ho installato e che vi ho fatto vedere all'inizio del video è lo switch HDMI. Lo switch HDMI l'ho posto sul lato del mobiletto nero e sono riuscito a collegare tutti e tre gli HDMI che provenivano dai vari dispositivi per poi andare dietro al monitor con il singolo cavo HDMI e tramite appunto il pulsantino possiamo switchare da un dispositivo all'altro senza dover stare a cambiare i cavi. Veniamo al punto un po' più saliente, il supporto per il monitor. Il supporto per il monitor me lo aspettavo un pelo più piccolino di altezza, perché così ho il monitor molto alto e forse farò un po' fatica a tenere sempre la testa rivolta verso l'alto per guardare il monitor. Adesso vedrò nelle prossime giornate, quando inizierò a utilizzarlo per editare i miei video o per fare le mie live su Twitch, mi raccomando non mancate, il lunedì e il mercoledì alle 8:15, il fine settimana famiglia permettendo. Fatto questo breve spot pubblicitario, torniamo al nostro supporto per il monitor. Dicevo che me lo aspettavo un pelo più basso in altezza, però è fatto molto bene, è rifinito molto bene, ci sono anche i tappini per chiudere le viti di serraggio per quanto riguarda i lati del supporto e in più ci sono anche dei gommini adesivi da mettere sotto in modo tale da non far scivolare tutto il supporto del monitor. Altro oggetto che ho acquistato ma che non ho installato direttamente sulla scrivania è questo caricatore da muro della RAV Power con 6 port USB intelligenti. All'interno della confezione troviamo il caricatore più il cavo per alimentarlo. Questo caricatore più che altro l'ho acquistato da mettere nello zaino perché mi servirà per caricare un po' tutti i miei dispositivi che mi porterò in viaggio quando dovrò fare riprese in esterna. Il link per acquistarlo ve lo metto sempre qui sotto in descrizione, se per caso avete bisogno di un caricatore da muro, RAV Power è una buona marca e mi sono sempre trovato bene, sia con RAV Power che OK, non so come si pronuncia. Anche Anker è una gran buona marca per quanto riguarda i caricatori da muro, ma poco fa c'è stato il Prime Day e questo era in offerta e quindi me lo sono subito acquistato. La scrivania dove prima lavoravo e editavo i miei video e facevo le mie dirette live su Twitch non è che abbia avuto un grande stravolgimento. Semplicemente sono riuscito a cablare un po' meglio tutti i fili che prima erano penzoloni, spenzolanti. Ho aggiunto quella striscia LED colorata RGB che mi piace molto perché adesso che mi vedo nella fotocamera il cambio di colori continuo è molto carino. E poi ho acquistato anche questo supporto da tavolo dove sotto c'è la possibilità di mettere una tastiera per il computer. Sopra ho utilizzato lo spazio in fondo per mettere degli hard disk che utilizzo spesso per il backup di tutti i miei video che carico sul canale e in più ci sta anche la tastiera del MacBook con il suo mouse, con il Magic Mouse. Sopra allo stand da tavolo c'è il monitor più
i due telecomandi che pilotano, diciamo, le luci colorate che ho nello studio. Magari scrivetemi qui sotto nei commenti se vi può interessare anche un video sulle lampadine colorate che ho acquistato sempre su Amazon. Mettete un bel pollice in alto e magari scrivetemi qui sotto nei commenti se vi piace questo nuovo setup della mia scrivania, e magari scrivetemi anche che colore vi piace di più, dato che ormai il video è durato un po' e i colori a rotazione sono comparsi quasi tutti, così magari nei prossimi video terrò quel colore dietro alle mie spalle. Condividete il video sui vari social e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto dal Math. Ciao!